Nel 1209 il re di Francia concede l'autorizzazione alla prima crociata di cristiani contro cristiani. Un esercito di bretoni e cavalieri teutonici assedia e devasta Béziers. Il 22 luglio, giorno di Santa Maddalena, al grido dell'abate Amalrico «Uccideteli tutti, Dio riconoscerà i suoi», l'intera popolazione della città, nessuno escluso, viene passata per le armi. I legati del Papa vantarono con Innocenzo III l'uccisione di 20.000 persone. Per allettare i crociati, Papa Innocenzo III aveva autorizzato la confisca dei beni dei signori accusati di proteggere l'eresia. Di conseguenza, la crociata si trasformò in una guerra di conquista del Mezzogiorno, generando, come risposta, una società resistente che in un certo senso fu il prototipo di tutte le guerriglie future, religiose, politiche e sociali. Dopo l'assedio e la conquista di Minerva, i crociati innalzarono un rogo gettandovi al canto del Te Deum 180 uomini e donne. A Sessac il fuoco bruciò 300 eretici, a Lavor 400. A Castres, con grandissima gioia, i crociati mandarono al rogo 90 perfetti, devastando i campi e massacrando senza pietà uomini, donne e bambini. La carneficina, citiamo un documento dell'epoca, deve spazzare via la lordura eretica che ha corrotto il paese e introdurre dei costumi conformi al culto della religione cristiana. Ma nemmeno il fuoco riuscirà a sradicare l'eresia. E così, di fronte all'esigenza imperativa di estirpare il demonio dalla mente dei credenti, Papa Gregorio IX istituì i tribunali dell'Inquisizione. Un sistema repressivo spaventoso, di una crudeltà fisica e psicologica inimmaginabile, che destabilizzò all'interno tutta la società occitana. Se il nemico esterno aveva unito la popolazione attorno ai catari, l'Inquisizione riuscì a generare un clima di sospetto e di paura che spezzerà alla fine la catena di solidarietà su cui si basa la Chiesa catara. La tortura fu legalizzata da Papa Innocenzo IV nel 1252. L'Inquisizione fu la prima manifestazione storica di un sistema di controllo ideologico assoluto su un'intera popolazione per mezzo di inchieste, delazione istituzionalizzata, interrogatori e la creazione di schedari di informazioni. I papi non immaginavano forse di aver forgiato lo strumento privilegiato di tutti i totalitarismi futuri. Avete incontrato eretici? Quali? Quando? Dove? Con chi? Avete ascoltato la loro predica? Vi siete seduti alla stessa tavola con loro?
Avete assistito a uno dei loro riti? In caso affermativo, descrizione dei rituali. Avete accompagnato un eretico, cercato di proteggerlo, di metterlo in salvo. Gli avete inviato doni o provviste. Avete complottato con altri sospetti per nascondere la verità. Avete incontrato dei valdesi o degli ebrei e creduto ai loro errori. In un secolo in Occitania si succedettero circa 80 inquisitori. Tra questi spiccava il famoso Bernardo Gui, che deteneva con 225 sentenze capitali emanate in un solo giorno il primato assoluto. Eretico era chiunque predicava senza l'esplicita autorizzazione della Chiesa, chiunque si opponeva alle decisioni del papato. La parola eresia, in realtà, significa scelta. È una libera adesione a un credo comportamentale, etico, spirituale, che necessariamente si contrappone ad un monolite pieno di certezze, dogmatico e depositario della verità. Molti accusati erano pronti ad ammettere qualsiasi cosa gli inquisitori suggerissero. Le confessioni confermarono puntualmente le pratiche più nefande. Per molti secoli conoscevamo i catari unicamente attraverso gli scritti dei loro avversari. C'erano i documenti raccolti dall'Inquisizione e le opere polemiche anticatare scritte dai teologi della Chiesa lungo l'arco del XII e XIII secolo. Conoscevamo dunque solo il punto di vista dei persecutori dei catari. Il caso ha voluto che verso la metà del XX secolo si scoprissero alcuni testi autenticamente catari. Non crediate che ce ne siano molti. Oggi conosciamo soltanto due trattati teologici. Di uno è rimasto circa la metà di quello che doveva essere il trattato originale. L'altro è un riassunto di un trattato andato perso. I due testi sono stati ritrovati a Firenze e a Praga. Uno è in latino, ed è curioso che l'abbia scoperto proprio uno studioso domenicano, ed è opera di un sapiente cataro di Bergamo. Il secondo è anonimo e proviene, sia pure sotto forma di copia, dalla lingua d'oca, ed è conservato alla Biblioteca Nazionale di Praga. Poi abbiamo tre testi che descrivono la liturgia, i rituali dei catari. Due di questi sono in lingua occitana. Uno è conservato a Lione, mentre l'altro è finito, pensate un po', a Dublino, acquistati da un vescovo insieme ad altri manoscritti del XVI e XVII secolo. Uno è dunque in latino e due in lingua occitana. Possediamo in tutto cinque testi autenticamente catari. Miracolosamente sopravvissuti alle distruzioni, questi scritti sono di enorme valore storico e spirituale. Ci restituiscono i tratti di un grande movimento religioso che si proponeva un ritorno alla purezza della Chiesa originaria. Questi testi ci permettono finalmente di entrare nel cuore del messaggio cataro basandoci sui loro documenti. Si definivano cristiani. Ritenevano di essere profondamente cristiani, mentre, come sapete, per i loro avversari erano dei manichei. Si voleva far credere che fossero membri di una religione lontana ed estranea, una specie di freccia avvelenata piantata nel cuore del cristianesimo medievale. Leggendo i testi catari ci rendiamo conto che il loro unico riferimento era il Nuovo Testamento, completato con ciò che nell'antico serviva alle loro argomentazioni, ma il centro del loro messaggio è il Vangelo, come per tutti gli altri cristiani. Si è detto di tutto. Sapete che i loro avversari li accusavano di leggere i Vangeli all'incontrario, ma questo è comunque un modo di ammettere che li leggevano. Oggi gli storici sono concordi nell'ammettere che i catari erano cristiani,
certamente dissidenti nei confronti dei dogmi e della liturgia del cristianesimo ufficiale, ma cristiani a tutti gli effetti. C'est-à-dire de l'Église catholique romaine, mais néanmoins, si ritenevano in diritto di chiamarsi cristiani. Non si definivano catari, ma buoni cristiani.